Okay. Hello and welcome to my YouTube channel. My name is Norma and I'm an English teacher. In questo video ti spiego come si forma il past simple e quali sono le regole per usarlo correttamente. Are you ready? Iniziamo! Amazing! Il past simple in inglese si usa per parlare ovviamente di eventi passati, ma più nello specifico lo usiamo quando sappiamo più o meno esattamente quando quella cosa è successa, sempre nel passato. Cosa intendo con questo? Tante persone si confondono tra il present perfect e il past simple. Il past simple lo usi in frasi in cui hai un'idea di quando è successa quella cosa di cui stai parlando. Anche se magari non lo specifichi completamente, hai comunque un'idea precisa di quando quella cosa è successa. Infatti, il past simple è spesso accompagnato da delle specifiche time expressions, espressioni temporali. Vediamone qualcuna insieme. Yesterday, ieri. Poi abbiamo last, che può essere seguito da last week, last month, last year. Poi abbiamo ago. Quindi, non so, 2 days ago, a month ago, a year ago. Oppure possiamo anche andare più nello specifico. In 1992. I was born in 1992. Quindi abbiamo in, che ci dice nello specifico in quale anno. Diciamo che queste time expressions sono le principali. Ci danno quindi un'idea di quando questa cosa è successa. E non è un fatto generale, nella mia vita ho fatto questo. No, ho fatto questa cosa ieri. Possiamo anche dire present perfect, molto generale, past simple, nel dettaglio, nello specifico, un momento specifico. Andiamo quindi a vedere come si forma il past simple. È importantissimo, per prima cosa, distinguere due tipi di verbi, i verbi regolari da quelli irregolari. Per i verbi regolari la regola è veramente semplicissima, non ha niente a che vedere con l'italiano dove per ogni persona cambiamo praticamente il verbo. Io ho mangiato, tu hai mangiato, lei ha mangiato. No. La forma affermativa dei verbi regolari al past simple si forma aggiungendo ed alla fine. Quindi per esempio I worked, you worked, she worked. Parlando proprio di questo verbo work, che è to work alla forma base, prova ad ascoltare bene il suono. I worked yesterday. Riesci a sentire che suono assume questa ed alla fine? I worked. In questo caso suona come una T, I worked. Questo ed infatti può essere pronunciato in 3 modi diversi. Può suonare come una T, I worked, oppure come una D, I played. Suona solo come una D, ok? Non sentiamo la E, played. E infine, shocking, I wanted, wanted, la ed suona come ed. Quindi per tutti i verbi irregolari questa ed può essere pronunciata solo in questi 3 modi. Lo so, il past simple può essere veramente challenging. Non preoccuparti, con il mio nuovo libro 2 Minute English ti basteranno solo 2 minuti al giorno per practice your English every day. Per quanto riguarda invece i verbi irregolari, non abbiamo una regola precisa. Sicuramente abbiamo dei gruppi di verbi irregolari che si somigliano molto, ma ti conviene per impararli a memoria, nel senso che devi andare a guardare una tabella dei verbi irregolari e usare la seconda colonna per formare il past simple. Qualche esempio. To sing, sang, sung. In questo caso, per formare il past simple, prenderemo la seconda colonna. I sang at a concert. To drive, drove, driven. I drove to school yesterday. To think, thought, thought. I thought of you yesterday. And so on. Quindi per fare la forma affermativa dei verbi irregolari non aggiungiamo più ed, ma guardiamo la tabella dei verbi. Forse ti sentirai scoraggiato, ma non ti preoccupare perché ho delle ottime notizie per te. I verbi irregolari possono sì creare qualche disagio, ma solo se si tratta della forma affermativa. Perché se andiamo a guardare la forma interrogativa e negativa, questa regola della tabella dei verbi non ci serve più. Infatti, sia per formare la forma interrogativa che quella negativa, dovremo andare a usare un verbo ausiliare. Se nel presente il verbo ausiliare era do, per formare il passato dovremo usare did, ovvero il verbo do al passato semplice. Do, did, done. Infatti do è un verbo irregolare. Quindi per la forma negativa useremo sempre soggetto,
didn't più forma base del verbo. I didn't work yesterday. I didn't drive yesterday. She didn't go to school. And so on. Per quanto riguarda invece la forma interrogativa, esattamente come il present simple, quello che faremo sarà spostare l'ausiliare prima del soggetto. E l'ausiliare non cambia, non è più do, ma è sempre did. Did you go to school yesterday? Did she eat yesterday? Did they go to the party yesterday? And so on. Quindi, come puoi aver intuito, il past simple è veramente una tense, un tempo verbale molto semplice, soprattutto se paragonato all'italiano. Facciamo ora un breve quiz per verificare che tu abbia capito. Are you ready? Let's go! Domanda numero 1. Vero o falso? Il past simple si usa per parlare delle abitudini presenti. La risposta è falsa. Quello è il present simple. Domanda numero 2. I visited Iceland many years ago. È una frase corretta o sbagliata? Corretta. Visit più ed. Abbiamo inoltre l'espressione temporale many years ago. Quindi sappiamo quando è successo. Molti anni fa. Domanda numero 3. Completa la frase. I never drank coffee when I was younger. I... I didn't like it. Passa un po' alla forma negativa. Domanda numero 4. She in Milan for 10 years. Lived. In questo caso aggiungiamo solo la D, perché la E c'è già. Lived. E la fine della parola si pronuncia con un suono D. Domanda numero 5. Traduci. È andato alla festa ieri sera? Did he go to the party last night? Com'è andata? Fammi sapere in un commento quante frasi sei riuscito a rispondere correttamente. Well, that's it for today. I hope you enjoyed this lesson. Thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Ma aspetta, ricordati che il 29 novembre uscirà il mio nuovo libro 2 Minute English. Preordinalo oggi per ricevere una fantastica sorpresa, le mie flashcards in edizione limitatissima. Scopri di più al link qui sotto. Bye!